Halloween è una festa molto attesa per via delle sue macabre rappresentazioni. Si dice che in questa notte fantasmi, mostri raccapriccianti, entità sconosciute tornino sulla Terra. In realtà, la celebrazione della notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre ha origine nell'antica civiltà celtica. Era un momento importante poiché rappresentava la vigilia del nuovo anno e veniva chiamata la notte di Samhain. I Celti credevano che in questa particolare notte il mondo dei vivi si univa a quello dei morti e Samhain, signore della morte e principe delle tenebre, chiamasse a sé gli spiriti morti che a loro volta scendevano sulla terra per trovare nuovi corpi da possedere nel nuovo anno. Però i dati parlano chiaro. Infatti, molti studi hanno dimostrato che in questa notte accadano molti più incidenti e disgrazie rispetto agli altri giorni del resto dell'anno e tra i tanti ce ne sono alcuni che hanno scosso il mondo intero. In questo video vi racconterò le 5 storie più raccapriccianti accadute nella notte di Halloween. Buona visione. Era la notte di Halloween del 1998. Una giovane coppia, Cole Jackson, un programmatore informatico e sua moglie, stavano andando a riprendere loro figlio da una festa in maschera organizzata da un compagno di classe. I due, una volta arrivati vicino alla casa dove si svolgeva la festa, restarono in attesa che suo figlio uscisse da quella casa. Ad un tratto, un gruppo di ragazzi iniziò a lanciare uova sull'auto dei coniugi. Allora Carl, indispettito, scese dall'auto per far smettere i ragazzi. Quello fu l'inizio di una discussione molto accesa che si concluse tra rimproveri e urla. Mentre Carl stava rientrando in auto, uno dei ragazzi prese una pistola e lo uccise con un colpo alla testa. Carl morì sul colpo dinanzi agli occhi increduli di sua moglie, ma la cosa più strana è che l'assassino non fu mai catturato. La seconda storia ha davvero dell'incredibile. Era la notte di Halloween del 1974. Ronald O'Brien, un padre di famiglia, diede come regalo una caramella a ciascuno dei suoi figli. Nessuno dei bambini avrebbe mai immaginato che quelle date dal padre erano caramelle al cianuro. Per fortuna solo uno dei quattro figli, Timothy, ingerì la caramella, morendo poco dopo. Successivamente si scoprì che Ronald tentò di uccidere i suoi figli per riscuotere una grossa somma in denaro derivante dall'assicurazione sulla loro vita. Venne scoperto e giustiziato nel marzo del 1984. Lily Palmer era una bambina di soli 4 anni che viveva a New York con sua madre René e alla sua badante filippina. I medici le avevano diagnosticato una malattia che da lì a poco le avrebbe provocato forti allucinazioni sensoriali. Nella notte di Halloween del 1952, la piccola uscì di casa con sua madre a fare dolcetto scherzetto, come il resto dei bambini della sua età, quando ad un tratto la piccola iniziò a graffiarsi violentemente gli occhi, urlando a sua madre: «Delle cose stanno strisciando lì dentro!» Pochi giorni dopo l'accaduto, la bambina si infilzò gli occhi con un ferretto da calza appuntito. Fu portata in un ospedale psichiatrico e lì rimase ricoverata per il resto della sua vita. Questa si dice essere una foto della piccola Lily, ripresa con sua madre prima di uscire a fare dolcetto scherzetto. Nella notte di Halloween del 2010, Martin, un ragazzo di 16 anni dell'Ohio, rientrando a casa dopo una notte passata con i suoi amichetti per festeggiare Halloween, credeva di essere inceppato in un macabro scherzo quando vide i corpi di suo fratello, della madre e del suo patrigno stesi a terra in una pozza di sangue. Non passò molto per concretizzare che in realtà non si trattava di uno scherzo, ma di una macabra realtà. Chiamò subito le forze dell'ordine e in seguito si scoprì che l'autore del massacro fu il suo fratellastro William Lisk Jr. Richard Buchenwald fu un serial killer che uccise 5 persone. Ebbe un'infanzia difficile. A 5 anni diede fuoco alla casa di famiglia. A soli 8 anni aveva già problemi con l'alcol. Così i genitori e i medici, quando aveva soli 9 anni, decisero di curarlo con l'elettroshock. Ma fu vano, perché ad 11 anni tentò di darsi fuoco, sopravvivendo miracolosamente.
Nella notte di Halloween del 1981, la 17enne Maria Cialella stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici a fare dolcetto scherzetto, quando ad un tratto fu avvicinata da Richard che gli offrì un passaggio. Dopo pochi giorni, il suo corpo venne ritrovato in 3 pezzi, seppellito nel cortile della casa di sua madre. Le indagini conducevano tutte a Richard, che fu arrestato a gennaio del 1982. Bene, con questo è tutto, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto e che trascorriate un felice e divertente Halloween. Un saluto e alla prossima.